Ormai sei una certezza, Luna. Sei la mia spalla. E guardi la camera. Beh, io vado, no? Se ti disturbo, lo dici. Vado. Marzo 2007. Domani inizia la scuola. Oddio, in realtà la scuola è iniziata una settimana fa, ma io ho passato tutta la settimana con Diana perché aveva bisogno di sostegno, visto che sta passando un periodo un po' così. E quindi le sono stata vicina. E praticamente sono stata a casa sua H24. Per la felicità di mia madre, ho saltato una settimana di scuola. Brava, complimenti, ti devi diplomare, salti una settimana di scuola per stare accanto a Diana. La patata sempre prima di tutto, raga, sempre così, sempre stato un mantra della mia vita. Prima la patata e poi tutto il resto. Ma chi se ne frega, perché ho passato una settimana bellissima, ma il sogno finisce qui, perché da domani si torna a soffrire, si torna a scuola, e ricomincerà a non calcolarmi di nuovo come faceva prima. Io mi chiedo però come posso amare una persona che mi fa soffrire sempre e che non fa altro che farmi stare male. Perché quando sto con lui, il fatto stesso che io non possa abbracciarlo e stringerlo come vorrei mi uccide. E ora lo so che le cose andranno a peggiorare, ma perché? Cosa c'è in quella scuola che non va? Perché non mi caga quando siamo lì? Già stasera è tutta la sera che è su MSN e non mi ha scritto nulla, e di solito è sempre lui a scrivermi. Ho proposto domani di pranzare insieme e mi ha detto di no, yuppie, non mi mancava per niente la scuola. Tra l'altro il fatto di non poterne parlare con nessuno inizia a pesarmi. Sì, lo so, ci siete voi, ma voi non rispondete, non mi consigliate e io ho bisogno di qualcuno che mi dica come e cosa fare. Questa parla sola, si aspetta che la gente le risponda e le dica cosa fare e cosa non fare. Ah, ma è normale che non ti risponda nessuno. Stai parlando sola, sola, tu da sola, tu, sola, tu sola. Scusate. 5 marzo 2007. Il ritorno a scuola è stato meno difficile del previsto. La solita pessimista sei, Rosy. E incredibilmente mi ha anche cagato oggi. Durante l'ora di storia dell'arte avevo lo sguardo perso nel vuoto e la professoressa mi ha chiesto se fossi innamorata. 2 giorni fa anche mio padre me l'ha detto, ma com'è possibile che se ne accorgono tutti tranne lui? Anche se secondo me se ne è accorto, ma non gli piaccio fisicamente. Senti, non gli piace fisicamente che cosa? Ma di chi stai parlando? Ma mi hai visto? Ma mi hai visto? Mamma, ma che cos'è che non mi piace fisicamente? Ma cerca di finirla. Ma proprio devi finire, queste cose neanche si pensano. Anche perché oggi, durante la ricreazione, diceva che si è lasciato e ha detto che se trovasse qualcuno come lui, single quindi. Single is the new lesbica, ricordate? Quindi Diana ha detto: se trovassi una lesbica, se trovassi una lesbica così, una per caso che cammina, cioè, bam! Ah, una lesbica! C'è una lesbica! Mi metto con lei! Ma che significa? Che cosa significano ste cose senza senso che diceva? Che cosa? Si ci metterebbe subito. Ehi, ci sono io! No, io non lo sono, però per lui potrei fare uno strappo. Forse dovrei farmi avanti, dirgli che lo amo, che voglio stare con lui e vedere un po', ma ho troppo paura di perderlo. Non voglio perdere la sua amicizia. Madò, che confusione. 8 marzo 2007. Buongiorno miei prediletti. Ma come parli? Ieri non mi sono fatta sentire, lo so, ma non ero a casa. Volevo dirvi che ieri Diana mi ha detto che ha litigato con Giulia perché ha detto che sono stupida e Diana si è incazzata tantissimo e hanno litigato. No, vabbè, ma come faccio a resistere? Ma in che senso? Cioè, io rido, cioè, Giulia dice che io sono stupida e io mi concentro solo sul fatto che Diana mi abbia difeso. Cioè, la deficienza fatta persona, non ne aveva torto Giulia a dire che ero stupida. Ma in che senso? Ma non è che mi incazzo che quella dice che sono stupida. No, sto lì. Diana mi ha difeso. Sono stupida, ma Diana mi ha difeso, quindi chi se ne frega. Baby Rosy, sono stufa di te. Comunque, ovviamente questa cosa mi fa piacere, ma certo, a chi è che non farebbe piacere sentirsi dire sei stupida? Non che Giulia abbia detto che sono stupida, ma che lui mi ha difeso. Ah, buongiorno. Poi con Giulia ci parlerò.
Tornando a lui, amici, il pensiero che è arrivato il momento di dirgli tutto si fa sempre più forte. Anche se cazzo, le ho provate tutte, ho messo stati su MSN, ho mandato messaggi dolci, frecciatine, ma dall'altra parte non c'è reazione. Quindi boh, non so che fare, consigliatemi voi, secondo me non gli piaccio. Dall'altra parte non c'è reazione. No, c'era solo una tizia che ti limonava tutti i weekend, che continuava a dirti: ah, sai, io se fossi lesbica mi metterei con te. E una frecciatina di qua, e una frecciatina. Ma sei rincoglionita o cosa? Ma ce la fai? Ma ci stai arrivando? Sì? Sì? Non c'è reazione, che cosa doveva fare? Te la doveva sbattere in faccia? Non ho capito. Pezza di scimonità che non sei altro. 12 marzo 2007. Non mi faccio sentire da giorni, ma ho studiato tanto. Comunque, ieri sono stata al parco con Barbara e Diana. Finalmente andiamo verso la primavera ed iniziamo a vedere un po' di sole. Ma soprattutto inizia a fare meno freddo. Ma la notizia di ieri non è questa. La notizia è che finalmente ne ho parlato con qualcuno. Con Veronica, la mia compagna single. Chi se non lei può capire cosa sto passando? Devo dire che mi ha subito detto che aveva capito che sono single, ma ribadisco che non lo sono, quindi cazzate. Come ti permetti tu ad insinuare che io sia single? Lesbica. Adesso mi sto affezionando a questo single. Raga, mi raccomando, commentate tutti questo video con l'hashtag sono single, per favore. Me lo merito, cioè proprio me lo merito. Le ho raccontato tutto quanto su di lui e anche lei concorda sul fatto che la nostra relazione sia ambigua e che a scuola circolano voci sulla nostra strana amicizia. Ma strana in che senso? Ma ci saranno loro strani? Io che mi incazzo perché ci danno delle strane, però effettivamente la nostra amicizia era strana, ma sì, molto, era ambigua, tanto, malata direi, poi diventerà malata, però era ambigua. Dopo aver parlato con Veronica, ieri dopo scuola mi ha chiamato Diana e mi ha chiesto di andare a fare shopping con lei. Io le ho detto che ero con Veronica, quindi si è un po' stranita. L'abbiamo raggiunta e non era per niente di buon umore, anzi, siamo rientrate in metro e lei ovviamente è scesa due fermate prima di me. Veronica è venuta con me, che poi suo padre veniva a prenderla a casa mia e ci ha salutate strafredde. Vero dice che è perché c'era lei con me, che siccome mi ha chiesto di andare a casa sua e io le ho detto no, perché dovevamo aspettare il padre della mia compagna a casa mia, si è mezza incazzata. Secondo me non è così, però insomma ne capirà più lei di queste cose, no? 13 marzo 2007. Lei è tutto quello che voglio, io sono tutto quello che non vuole. Oggi a pranzo siamo stati insieme, ma c'erano anche gli altri e mi ha completamente evitata. Anche Veronica, quando siamo tornate in classe, mi ha detto che mi evita proprio e che lo fa di proposito. Io non lo capisco il perché. Un mese fa era il mio compleanno e avevamo passato quella giornata meravigliosa. Mi aveva dato mille attenzioni e detto cose meravigliose. E oggi mi saluta a malapena e non ci capisco una mazza. Mi chiedo perché ora fa così e perché mi ha illusa dicendo che quando si sarebbe lasciato, boh, beh, lo sapete, no? Sì, io ero convinta che questa realmente si lasciava, si metteva con me. Secondo me invece in realtà io penso che il fatto che lei fosse fidanzata le permetteva di aprirsi di più. Mi spiego meglio. Essere fidanzata con un uomo per lei era una certezza, quindi poteva dire, fare battute sul essere lesbica perché tanto stava con un uomo, quindi erano battute fine a se stessi. Capito il mio ragionamento un po' contorto? Però secondo me era così, perché poi appena si era mollata ha smesso di fare tutte queste provocazioni, di punzecchiarmi, non lo faceva più, anzi si è allontanata. Io sono convinta che lui abbia capito che sono innamorata di lui e per questo motivo mi evita. Vabbè, il motto resta sempre lo stesso: insisti, resisti, raggiungi e conquisti. 15 marzo 2007. Ieri sera mi sono addormentata piangendo ascoltando la nostra canzone. Che tristezza che mi faccio. Questo capitava veramente spesso, spesso. Almeno una volta a settimana mi addormentavo piangendo disperata perché mi sentivo confusa. Boh, non sapevo che fare, non ci capivo niente, mi stava facendo esaurire. Che schifo, Diana. Non Diana, che schifo, schifo la vita in quel periodo. 17 marzo 2007.
Buongiorno amici, sono le 9:51 e sono nel suo letto. Mi sono appena svegliata. Ieri sera la serata è iniziata malissimo. C'era quella simpaticona di Carmen e ad inizio serata lui stava sempre con lei. Madonna, lo sopporto. Poi hanno messo Doncia e da lì la svolta. È venuto da me e voleva ballare con me, ma io non volevo, quindi l'ho un po' ignorata. Ah. Allora mi prende il viso e mi bacia. Ma sì, fai pure, però un semplice bacio a stampo, anche perché io sono rimasta molto fredda. Quindi poi mi ha detto, la smetti di essere incazzata con me, ma io non ero incazzata, cioè un po' sì, deciditi. Comunque, ci tengo a precisare che Carmen era una donna. Non si capisce più un cazzo, sto diary è più confuso della relazione mia e Diana. Allora, i nomi, se sono maschili è perché è un maschio, se sono femminili è perché è una femmina. C'è solo confusione su Diana, eh? Ok. La Carmen non la sopporto, che ci posso fare? Non ho risposto a quello che ha detto e allora prende e mi bacia di nuovo, un altro bacio a stampo e proprio come prima sono rimasta molto fredda. Sono veramente fiera perché non mi ha più mollato un attimo, è rimasta appiccicata a me tutto il tempo, fino a quando ad un certo punto io ballavo, lui era accanto a me, si mette di fronte a me, mi guarda, sorride, si avvicina e mi bacia per la terza volta. Questa volta, a differenza delle altre due, ho ricambiato il bacio e quindi è partito un limone pazzesco. Madonna santa, adesso vi lascio che si sta svegliando. Sono felice, amici. A dopo. Boh. 22 marzo 2007. Oggi è stata una giornata di merda. Yuppie. Durante la pausa pranzo sono rimasta in classe con Veronica e parlando parlando mi sono un po' messa a piangere perché sono confusa, non ci capisco più niente. Vorrei allontanarmi da lui, mi sta sconvolgendo la vita, la sta proprio mettendo sottosopra e sto iniziando a farmi parecchie domande e tutto questo, per ovvi motivi, mi sta mandando in crisi. In più metteteci il fatto che non mi ama e mai lo farà. Beh, di motivi per piangere ne ho diversi. Qui inizia realmente il mio percorso verso la patata. Adesso qua sto iniziando a farmi le domande, perché, per come, per quando, il fatto di parlarne poi con la mia compagna di classe, che è appunto lesbica, tirava fuori altre dinamiche, altre cose, sentire lei che mi diceva le mie relazioni, poi io ero lì che sognavo, oddio, voglio anch'io, e quindi mi dicevo, ma perché lo voglio anch'io? Perché non posso desiderare questa cosa con un uomo? Quindi è stato tutto un buff all'improvviso. Il problema è che quel coglione di Giorgio mi ha visto piangere e a quanto pare l'ha raccontata a Diana. Allora mi ha chiamato appena dopo scuola e mi fa: Giorgio mi ha detto che oggi piangevi, cos'è successo? Ma sto deficiente i cazzi suoi, no, eh? Come faccio a dirle perché piangevo? Ovviamente ho sviato dicendo che non avevo voglia di parlarne al telefono e che comunque stavo meglio e che tutto passato. Ha chiuso in fretta dicendo va bene, allora ci sentiamo dopo. Di sera si è collegata e mi ha scritto per chiedermi di nuovo e anche lì ho sviato, è diventata strafredda, quindi le ho detto se sei occupato ti disturbo dimmelo e mi ha risposto ok, quindi ho capito che non era aria e le ho detto vabbè ciao e lei mi ha risposto sì ciao, quindi a quel punto mi ha fatto incazzare e le ho chiesto ma si può sapere perché mi rispondi così? E lei mi fa che ogni volta che mi chiede cos'ho, io le dico che va tutto bene, che non ho voglia di dirle mai niente e poi invece parlo con una sconosciuta. E mi fa che invece quando lei non mi dice le cose io mi incazzo, ma non è vero che mi incazzo, aveva senso quello che diceva Diana, nel senso non è che mi incazzavo quando non mi raccontava le cose, però insistevo e poi me le diceva. Il problema è che lei mi chiedeva a me che cos'hai, io per forza di cose non potevo dirle, sai, penso di essere single e innamorata di te. Quindi non le dicevo nulla, lei vedeva sti stati d'amore su MSN e mi diceva ma per chi sono? Io per nessuno, mi metto così. Ma in che senso li metti così per nessuno? Rosy, ma tutto a po'! Poi ha tagliato il discorso all'improvviso e mi fa vabbè io vado a dormire, ciao. Gli ho chiesto di restare 2 minuti e mi fa no, tutto quello che avevo da dire l'ho detto, ciao. Effettivamente già si è sforzata, ha detto quello che pensa che è già un evento. Inoltre ha anche tolto la nostra foto come fotoprofilo di MSN, boh. Comunque, ho provato a chiamarla, le ho mandato dei messaggi perché volevo dirglielo, volevo parlarle e dirle tutto quanto, ma non ha mai risposto. Meglio, lo prendo come un segno del destino. Io quel Giorgio lo odio, ve lo giuro, non lo sopporto. Buonanotte. Madonna, sono nervosa, triste, chi più ne ha più ne metta, domani. Cioè, io mi ero decisa a dire tutto a Diana e lei non mi ha risposto al telefono. Quando si dice il destino, raga? Questa cosa non me la ricordavo completamente, ma zero proprio.
23 marzo 2007, questa mattina a scuola ovviamente non mi ha cagato proprio. L'ho salutata, lei ha risposto e poi è scappata via. Normalmente questa sera doveva cenare da me e poi dovevamo andare a ballare. Vi aggiorno. 16:30, sono appena tornata a casa. Prima di andare via da scuola ho provato a parlarle, le ho chiesto quindi cosa pensava di fare questa sera e mi ha detto vedrò. È andata via con Giorgio, Madonna Santissima, quello non lo sopporto. Ho già detto che Giorgio non lo sopportavo tipo 150 volte e ribadisco che Giorgio non lo sopportavo e poi vedrete. Comunque Giorgio è un personaggio che non conoscete, che non avete sentito parlare di lui nell'alfabeto drammatico, perché questo pezzo l'ho tagliato tutto praticamente, sono andata direttamente, cioè ho fatto una puntata che racchiudeva tutto questo periodo qua. Però c'è tanto delirio, c'è tanto delirio. Adesso arriva l'estate e è un delirio fotonico, ma fotonico, me lo ricordo. Fotonico, vedrete. 19:30, mi ha appena mandato un sms per dirmi che non viene a cena a casa mia, ma che va a mangiare con Giorgio, ed io mi sa che ho appena peggiorato la situazione, perché stufa di aspettarla mi sono organizzata per uscire con la sua migliore amica, una delle tante ovviamente, Martina, e quando l'ho detta a lei si è incazzata di brutto e mi ha mandato a fanculo. Ma che cazzo vuole? Oh, mi lascia appesa ad aspettare tutto il pomeriggio e poi si incazza pure. Ma questa non sta bene, ma vaffanculo, stronza. Certo, fai la grossa a scrivere tutte queste cose perché sei sul tuo diario, mica gli dici in faccia tutte queste cose. Qua qua qua, è una quacquara qua, Rosy. Una quacquara qua. Quacquara qua sottona. 3 e 16. Sono appena tornata dalla discoteca. Per finire sono andata con Diana, Giorgio e un amico suo. Martina non poteva uscire e quindi io mi sono rassegnata a stare a casa, ma lei mi ha chiamata e mi fa «Ma quindi esci con Martina?» Gli ho spiegato che sarei rimasta a casa e quasi scazzata mi fa «Noi usciamo, ti vengo a prendere più tardi». «Ma cosa vuoi? Ma se non hai voglia di vedermi cosa cazzo mi inviti ad uscire per poi essere fredda e scontrosa?» «Ma ripeto ragazzi, questo è fuori di testa ed io più di lei che le sto dietro. Quando sono venuti a prendermi, quel simpaticone di Giorgio in macchina continuava a dire «Stavamo meglio sdraiati a letto nella tua camera, avremmo dovuto passare la serata così». E? «Madò, la voglia che avevo di aprire lo sportello e scendere». La serata è stata una cagata ovviamente, vado a dormire che è meglio, buonanotte amici. Poi l'è presa sta cosa all'improvviso. Si è fissata con sto Giorgio, che ovviamente a lei non piaceva Giorgio, però si è fissata. Giorgio di qua, Giorgio di là, Giorgio di qua, Giorgio di là, stasera esco con Giorgio, stasera mangio con Giorgio. Erano amici. Ma era fastidiosa, ma fastidiosa, con sto Giorgio non ve lo potete immaginare, raga. Tra l'altro, dico io, effettivamente come scrivo là, se lei mi veniva a prendere quella sera, me la ricordo benissimo, non mi ha cagato tutta la sera in discoteca, come faceva a scuola, aveva fatto quella sera. Ma per quale motivo mi sei venuta a prendere, scusami? Perché proprio non potevi stare lontana da me a sto punto, perché altrimenti non si spiega. Cioè, se io non ho voglia di parlare con una persona, se non ho voglia di stare con questa persona, non la vado a cercare, non la vado a prendere. Invece noi no, no, mi è venuta a prendere per poi non cagarmi tutto il tempo. Ma che cosa mi rappresenta questo comportamento? Dimmelo, dimmelo, dimmelo. 25 marzo 2007. Io faccio realmente fatica a sopportare tutto ciò. Mi sento presa per il culo e non capisco perché si comporti in questo modo. Davvero, amici, non lo capisco. Adesso vi spiego. Ieri sera intorno alle 8 Giorgio mi manda un messaggio. Ma da quando in quando questo mi manda gli sms? Ma chi ti caga? Ma cosa vuoi? Il suo messaggio diceva «Che fai? Stasera esci?» Io ho risposto che ero a casa e non pensavo di uscire. Passano appena 5 minuti e Diana mi manda un messaggio. Stasera non esco, ciao. Ma cosa minchia vuoi anche tu? Ma ti pare che non l'ho capito che siete insieme? Infatti a quel punto chiamo Giorgio. E direte voi, perché l'hai fatto? Perché mi sento matta ultimamente. Ho la sensazione che sti due mi stiano prendendo per il culo. E siccome mi convinco sempre di più di essere paranoica, volevo dimostrare a me stessa che non è così. Quando Giorgio ha risposto, gli faccio «Che fai?» E mi fa, sono a casa di Diana, stiamo mangiando una pizza. L'ho salutato e ho chiuso, ma quantomeno avevo ragione. Che cazzo di comportamento ci avevano sti due? Secondo me mi prendevano realmente per il culo, cioè proprio mi deridevano, capito?
Prendevano gioco di me in quel momento. Era questa la sensazione che avevo io e mi sentivo pazza perché dicevo sei la solita paranoica senza senso. Invece non era così, perché anche in quel contesto, cioè in quella situazione, qual era il senso di Giorgio che mi manda un messaggio, ovviamente seguendo gli ordini di Diana, perché Giorgio non mi aveva mai scritto, anche se era mio compagno di classe Giorgio, non di Diana. Però era stata lei a dirgli manda un messaggio a Rosy e chiedile che cosa sta facendo, perché lei non me lo voleva mandare. Non so a che gioco stiano giocando, ma la situazione inizia ad infastidirmi e non poco. Mi sono collegata su MSN e lei si è collegata e mi ha scritto. Mi ha spiegato che l'hanno licenziata al lavoro e che ha passato il pomeriggio a casa con Giorgio. Ma chi te l'ha chiesto? Ma che me ne fotte a me? Stai nel tuo. Ecco Diana, stai nel tuo. Diana, stai nel tuo. Poi all'improvviso ha cambiato idea. Alle 10 mi ha chiamato e mi fa andiamo a ballare. La bipolarità come stile di vita. Mi è venuta a prendere, ci aspettava Marta, in macchina nessuna delle due ha detto una parola, ma zero proprio. In discoteca la serata è stata un po' così, meno male che c'era Marta. Stamattina mi collego su MSN, le ho scritto e lei senza salutarmi né niente mi scrive «Grazie per aver detto che hai trovato un lavoro, volevi farmi incazzare, volevi farmi un dispetto perché sai che io sono stata licenziata?» Cioè, stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Sapete qual è il bello? Aspetta che leggo un attimo perché mi sa che poi lo dico tanto. No vabbè, non lo so se poi l'ho scritto o no. Comunque, il bello è che poi io quel lavoro l'ho dato a lei. Perché a me non interessava lavorare, lo facevo tanto per... E lei mi ha accusato che io le volessi fare un dispetto e quindi ho detto «Ah, ho trovato un lavoro tanto per farla sentire una merda visto che lei l'avevano licenziata». Cioè, ma capite? Quanto era machiavellica Diana, raga. Tantissimo. Ma ce la stai facendo, Diana? Ma che giri mentali si fa? Ma è fuori di testa. Cioè, è successo che in macchina, mentre andavamo in discoteca, Marta raccontava del suo lavoro, perché lei già lavora a tempo pieno, ed io semplicemente ho detto che ho trovato un lavoretto per il weekend. Ma mica volevo farle un dispetto, farla incazzare, ma io sarei disposta pure a darla a lei quel lavoro, visto che ci tiene così tanto a lavorare. Io sono senza parole davvero. E così ho fatto, visto che lei ci teneva così tanto. Io le ho detto, guarda, vieni con me, te lo do il lavoro. A me non interessa, io avrei dato pure la vita per lei, figurati il lavoro. Boh. 27 marzo 2007, buongiorno amici, sono in classe, tra poco suona la campanella per la pausa pranzo e mi sa che rimarrò in classe perché non ho voglia di vederla. Ieri sera su MSN è stata veramente una stronza, prima mi ha detto che ha fatto pace con Martina, non so se vi ho raccontato che hanno discusso e che quindi non si sono parlate per un po' di giorni, e poi mi fa adesso passerò più tempo con lei perché ci stiamo un po' perdendo, quindi venerdì andrò in discoteca con lei, se vuoi venire raggiungici lì. Ho capito che la discoteca è vicino a casa mia, ma sinceramente andare da sola a piedi non mi sembra il massimo. Tra l'altro, il modo in cui l'ha detto è stato veramente brutto. Riuscite a percepire quanto Diana a questo punto sta cercando di allontanarmi? Cioè, proprio io non, queste cose non me le ricordo davvero. Cioè, è impossibile, ragazzi. Sono 2007, 12 anni fa. Va bene tutto. Io mi ricordavo quello che vi ho raccontato dell'alfabeto drammatico in maniera tutta molto, cioè, così a blocchi. Questi sono dettagli che adesso rileggendoli con la consapevolezza che ho oggi, cioè, mi si apre un mondo. Non sto qui a dilungarmi perché altrimenti ricomincio coi mattoni. Però se mi metto ad analizzare cosa per cosa non ne usciamo più. Cioè, proprio. Vabbè. Comunque dico. Adesso lei passava dal non solo evitarmi a scuola, ma evitarmi anche durante le uscite, cioè cercava di allontanarmi, però secondo me non ci riusciva tanto. Ci provava ma non ci riusciva. Ci provava ma non ci riusciva. Ma come mai non ci riuscivi, Diana? Come mai non ci riuscivi, Diana? Potere della Queen. Ma non è tutto, perché poi, sempre con quel tono gelido e infastidito, mi ha detto: Ma sei innamorata di qualcuno? Io le ho detto: Perché mi fai questa domanda? E lei mi fa: Perché si vede che sei innamorata di qualcuno. Sei sempre con la testa tra le nuvole. E tra l'altro, credo sia qualcuno che conosco, visto che in caso contrario me ne parleresti, no? Amici, mi sa che la nostra copertura sta saltando. Mayday, 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 sta saltando la copertura. Amici, amici, sta saltando la copertura. La copertura secondo me era proprio andata a farsi fottere, ma da mo', Rosy. No, dal mese di febbraio già è andata a farsi fottere. La copertura è durata praticamente 2 mesi.
Anche perché era impossibile, cioè io la guardavo così, come una deficiente. Lei parlava io. Sì. Diana. Lei mi diceva buttati e io mi buttavo. Lei mi diceva ammazza qualcuno e io ammazzavo qualcuno. Cioè era evidente, evidente. E, ovviamente c'era arrivata anche lei. Adesso si spiega perché mi allontanava, ma io ero talmente deficiente che non ho collegato le due cose in quel momento. Ragazzi, ero giovane. Io ovviamente ho negato e lei si è incazzata ulteriormente dicendo che non mi crede e che si è stufata del fatto che io non le dica mai niente. Ma come faccio a dirglielo? Cioè, secondo me l'ha capito che sono innamorata di lei e mi prende in giro con Giorgio. Se le dicessi la verità sarebbe la fine. Ci sono ancora 3 mesi di scuola, non potrei sopportare tutto questo. Sono confusa, amici. Cosa devo fare? Aiutatemi voi.